amici, buongiorno. Abbiamo scelto di venire qui a Firenze, come capite, anche per una ragione simbolica. Noi dovevamo presentare questa trentina di pullman nuovi che fanno parte di una commessa di 142-143 pullman, cioè entro luglio-settembre noi completiamo la consegna di 400 pullman nuovi, arriveremo a oltre 900 pullman. Siamo venuti qui, volevamo venire a presentarli a Caserta per dare un segno di attenzione alla provincia di Caserta e a Firema per confermare a voi che vi saremo vicini e seguiremo il destino futuro della vostra azienda per garantire lavoro, serenità per i prossimi decenni. Mi avete parlato di un problema che riguarda l'amianto, una vertenza dell'amianto, ci metteremo subito al lavoro per riattivare il Ministero del Lavoro per dare quello che è un diritto ai lavoratori. Col Presidente Gregorio all'EAV abbiamo fatto un bel intervento di eliminazione di credo 5.000 metri quadri di amianto che erano sul tetto del deposito dell'EAV, un intervento delicato, importante, fatto con i lavoratori che andavano al lavoro. Bene, abbiamo, come dire, un'esperienza della tematica e anche delle procedure amministrative, quindi vedremo di riprendere quella vertenza. Vi ho detto 400 pullman nuovi entro settembre, il programma complessivo è di oltre 800 pullman, con i ribassi di gara arriveremo quasi a 1.000 pullman nuovi. Qui fate manutenzione di treni, abbiamo appena inaugurato a Ponticelli uno dei treni che avete prodotto qui voi e devo dirvi, per soddisfazione vostra ma anche nostra, che gli utenti, i viaggiatori alla fine preferivano i treni vampizzati rispetto a quelli nuovi, perché c'è più spazio, è più arioso, ci sono tutte le tecnologie dei treni nuovi, dall'aria condizionata ai sistemi di controllo video. Veramente un motivo, credo, di orgoglio per voi e per la vostra azienda. Continueremo così. Complessivamente il programma della Regione per il trasporto pubblico locale prevede, e completeremo nell'arco di un anno e mezzo, 200 treni nuovi fra Trenitalia e aziende nostre e 1.000 pullman nuovi. Per darvi un termine di paragone, ma tale che ci capiamo, nei 5 anni del governo regionale precedente abbiamo messo in produzione come pullman 0 pullman e come treni 0 treni. Non vi confonderete, 0 e 0, non fate niente. Nel nostro lavoro vi ho detto 1.000 pullman e 200 treni, quindi 1.000 a 0. Per dire che abbiamo lavorato davvero con grande intensità, lo abbiamo fatto come regione, lo abbiamo fatto con le nostre aziende, con la nostra direzione dei trasporti, veramente un programma straordinario. Tenendo conto ovviamente che quando ci siamo insediati abbiamo dovuto cominciare a pagare i debiti, a cominciare da credo 150 milioni di euro di debiti con Trenitalia, perché davamo il servizio a Trenitalia ma non pagavamo. Cioè l'idea che le aziende, anche le aziende pubbliche, poi devono fare i conti con i bilanci, ma fa una gestione creativa, per cui appena ci siamo seduti noi chiedevamo a Trenitalia di incrementare, di fare, e alla fine il rappresentante di Trenitalia ha detto: è un programma molto bello, cioè un solo particolare, ci dovete dare 150 milioni di euro perché siamo 3 anni che aspettiamo. Abbiamo risolto anche quei problemi, avendo dovuto mettere a posto il bilancio con un lavoro veramente importante, impegnativo, serio, rigoroso e così via. Allora, noi veniamo da alcuni mesi di grande sofferenza, voi avete lavorato, ma ci sono settori economici che veramente hanno avuto colpi durissimi. E anche da questo punto di vista vi devo dire che come Regione siamo orgogliosi perché abbiamo fatto una cosa unica in Italia. Non lo ha fatto neanche la Lombardia, che è il doppio del reddito pro capite della Campania. Pensate, abbiamo dato 2.000 euro di contributo a 130.000 microaziende, quelli che hanno dovuto chiudere, attività commerciali, parrucchieri,
2.000 euro, abbiamo fatto 130.000 mandati di pagamento in 2 settimane. Abbiamo dato 60.000 mandati, 1.000 euro ai professionisti che avevano 35.000 euro di fatturato, al di sotto dei 35.000 euro di fatturato, architetti, ingegneri, geometri, ragionieri, insomma gente che non ha lavorato in questi 2 o 3 mesi. Abbiamo dato contributi alle famiglie con i disabili. Abbiamo fatto un'operazione di cui io personalmente sono orgoglioso. Voi avete sentito che la Corte dei Conti ha detto qualche giorno fa che dare a un invalido civile, a un lavoratore che magari ha avuto un incidente sul lavoro, una pensione di 280 euro è una vergogna. Bene, noi abbiamo deciso di portare le pensioni al minimo, quelle al di sotto dei 450 euro, 460 euro, a 1.000 euro per 2 mesi. Era il massimo che potevamo fare, ma il mese di maggio e giugno 230.000 pensionati al minimo si sono visti arrivare una pensione di 1.000 euro per i 2 mesi. Questa è la campagna della solidarietà, dell'aiuto alla povera gente, della vicinanza alla povera gente. Ci siamo dissanguati come regione, ma siamo orgogliosi di essere stati non solo la prima regione d'Italia per quanto riguarda la parte sanitaria, siamo stati la prima regione d'Italia a reggere l'epidemia del virus. La regione del nord che ha retto meglio è il Veneto. Il Veneto ha 4 volte in più di morti della regione Campania e 4 volte in più di contagio. Mi sono chiare le proporzioni. Quindi davvero oggi possiamo dire che camminiamo a testa alta come regione Campania. La sanità, la tutela della salute, ma il lavoro, l'economia, la serenità di vita per le famiglie, perché è chiaro che se non c'è il lavoro, alla fine gli equilibri anche familiari cominciano a diventare delicati. Bene, noi continueremo nel nostro programma che riguarderà molto anche voi. Con la fornitura di questa mattina noi diamo una 30ina, credo, i pullman nuovi alle aziende di Caserta. Mi dicono che arriveranno 5 nuovi al CTP, 5 all'ATC, 18 al CLP, DAV 3, quindi ci sarà un bel incremento di mezzi nuovi per l'area casertana. E ci saranno una 70ina di pullman nuovi per ANM, che è l'azienda del Comune di Napoli che è un po' inguaiata. Cerchiamo di dare una mano anche al Comune di Napoli. Ma il programma, come sapete, continua. Stavamo ragionando con i vostri dirigenti sulla prospettiva di sviluppo di questa azienda, che è la più grande d'Italia per le manutenzioni ferroviarie, forse, mi dicono, d'Europa. Voi state lavorando per la produzione di treni, ma come vediamo anche per le manutenzioni c'è un grande lavoro da fare, quindi è probabile che noi dobbiamo cominciare a ragionare sulla realizzazione qui di un grande polo produttivo e manutentivo, le due cose insieme, a seconda della domanda di mercato. Fare anche qui per il trasporto ferroviario quello che si è fatto a Napoli con Atitec per la manutenzione degli aerei. In questo momento a Napoli hanno quasi una 50ina di aerei in manutenzione di tutte le flotte di tutti i paesi, perché c'è un personale veramente qualificato, specializzato, per cui trovano conveniente anche gli Emirati Arabi Uniti, la Germania, a far venire i propri vettori qui per fare la revisione completa. Quindi cominciamo a ragionare anche su come garantire una prospettiva di lungo periodo per questa azienda. Siamo orgogliosi anche per questo, abbiamo dato una mano a non far morire un'azienda come Firema di grande tradizione, così come l'impianto di Flumeri per quanto riguarda i pullman, che vive in larga misura anche per le forniture della regione. Allora, credo che questa sia veramente una mattinata bellissima che dà fiducia a tutta la regione, a tutto il mondo produttivo, che dice che davvero ci siamo rimessi in cammino. Un'ultima raccomandazione, non riguarda i pullman o i treni, ma la salute. Vedo che qui avete le mascherine, mantenete le mascherine, non sottovalutiamo il problema. Noi faremo di tutto, dalla mattina alla notte, per garantire la salute per le nostre famiglie e per i nostri figli. Ma ci dovete dare una mano. Soprattutto a settembre, ottobre, vi prego di vaccinarvi tutti quanti con il vaccino anti-influenzale.
perché, come sapete, i sintomi del contagio sono praticamente uguali ai sintomi dell'influenza: febbri, difficoltà respiratorie, infezioni polmonari e compagnia bella, per cui rischiamo di avere una confusione fra influenza e Covid e rischiamo di non capire, quindi diventa veramente un disastro. Allora prepariamoci adesso ad affrontare i problemi per settembre-ottobre, perché non dobbiamo fare passi indietro. Oggi la regione Campania è una regione a contagio zero, al netto di qualche focolaio che sta lì da 15 anni e non se n'era accorto nessuno. Non è una vista. Se ne sono accorti adesso che siamo andati a mettere in sicurezza noi e a fare quello che in genere fanno i ministri dell'interno quando bisogna portare la sicurezza e garantire ordine pubblico, non le regioni. Comunque. Allora dateci una mano per la ripresa. Grande attenzione, grande prudenza, ditelo alle persone anziane che sono in famiglia, appena abbiamo la disponibilità del vaccino, andare subito a vaccinarsi. Vi chiediamo solo questo. Poi mascherine e lavaggio delle mani, il resto sarà nostra responsabilità, fare il nostro lavoro con rigore, con tenacia, con concentrazione, senza farci distrarre dalle fesserie. L'obiettivo è garantire la salute alle nostre famiglie. Detto questo, vi ringrazio. Vi saluto, un grande abbraccio a voi e alle vostre famiglie. Grazie a tutti.